Giulio, adesso sembra bello, ma mi fido a stendere fuori. Un momento che guardo. Allora, vediamo le previsioni. Sulla costa e Alpi prevalenza cielo sereno poco nuvoloso, pianura prealpina cielo poco nuvoloso variabile, possibile foschie notturne. Bene, non c'è pioggia. Vediamo le webcam. Bello, Grado è bello, Monfalcone, Aurigina, Trieste, è bellissimo, si vedono i monti, bene. Vediamo ancora il radar meteorologico. È pulito. La cartina meteo, cartina è pulita, casomai pioverà domani, c'è questa macchia, qui è tutto sereno. Va bene, puoi mettere ad asciugare fuori, le previsioni sono buone. Mercoledì 20 febbraio sono le 7.30 e 42 secondi. Tra le località più turistiche del Friuli Venezia Giulia è entrata in diritto quest'anno grazie alle. Se colleghiamoci subito con Livio Stefanuto, perché dicevamo dell'ondata di maltempo prevista, e allora i previsori dell'Osmer ARPA sono pronti a darci tutte le notizie su questa ondata, su questo maltempo previsto. A te Stefanuto. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo subito che il maltempo non è per oggi, ma è piuttosto per i giorni a venire. Partiamo dunque da questa mattina. Ha fatto ancora freddo, ma meno freddo rispetto a ieri. Vediamo valori a Tarvisio. Dicevamo, peggioramento previsto per i giorni a venire, saremo poi più dettagliati nel prossimo collegamento. A più tardi. Ringraziamo la dottoressa Beira per questi spunti che ci ha dato sulla cucina e sulla dieta vegetariana, ed ora ritorniamo a parlare delle condizioni del tempo, le previsioni per oggi. Forse non arriverà oggi l'ondata di maltempo, ma sicuramente nei prossimi giorni sì, ci sarà. Sì, è vero, questa depressione che dalla Russia si va spostando verso la Germania, poi la Francia, porta aria umida sulla nostra regione da nord-ovest oggi e da sud-ovest invece domani. Oggi dunque abbiamo cielo dal variabile al nuvoloso, qualche breve nevicata in montagna, qualche breve debole pioggia sparsa sulla pianura e sulla costa, anche se su gran parte della località non accadrà assolutamente nulla, avremo soltanto un po' di nuvolosità. Verso sera comincerà a soffiare bora, porterà aria fredda dunque da est, quindi le temperature cominceranno a 2-3 gradi positivi, nulla di più. Il tempo rimarrà poi probabilmente nuvoloso, forse con qualche altra nevicata anche per i giorni successivi. Buona giornata dall'Osmer. Grazie Livio Stefanuto, ed ora in redazione dove ci aspetta Gioia Meloni. Gioia, ci sono aggiornamenti di. Thank you.
di iniziare a fare le previsioni del tempo bisogna partire dall'osservazione, quindi dobbiamo capire quello che succede sul territorio della nostra regione e iniziamo ad avere i dati dei satelliti con le informazioni all'infrarosso e al visibile che ci danno la nuvolosità presente e informazione o in spostamento sulla nostra regione e sull'Italia. Assieme ai dati del satellite, questo programma permette di visualizzare anche i dati delle stazioni meteorologiche della rete OSMER. Per quanto riguarda i dati, quindi possiamo avere sotto controllo le condizioni di nuvolosità, la temperatura, il vento e la radiazione solare che viene misurata dagli strumenti a terra. Insieme a questo, qualora siano presenti anche le precipitazioni con le informazioni del radar meteorologico di Fossalon. Dopo aver visto i dati delle stazioni, teniamo sotto controllo anche la situazione del tempo presente con le webcam, a partire dalla zona montana fino al mare, sono sotto controllo tutte le zone della regione. Oltre a questo ci sono anche i dati provenienti dalle reti vicine del Veneto, della Slovenia, della Croazia e anche della Carinzia, quindi è importante avere un monitoraggio completo anche del territorio circostante. Per iniziare poi a preparare proprio le previsioni, dopo aver visto i dati del territorio, occorre cominciare a studiare i modelli matematici. Sono delle simulazioni di comportamento dell'atmosfera, cioè delle simulazioni preparate dai grandi centri di calcolo, in questo caso europei, quindi che hanno sede in Inghilterra, ma sono frutto del lavoro di tutta l'Unione Europea, e questi grandi centri di calcolo cercano di capire quale sarà il movimento, la traiettoria delle masse d'aria sulle varie zone dell'Europa. Quindi occorre osservare tutto quello che accade sull'Europa e poi particolarmente sulla nostra regione. Come cambierà il tempo nei prossimi giorni, che tipo di masse d'aria arriveranno, se arriveranno gli anticicloni che portano bel tempo, oppure se arriveranno le depressioni che portano maltempo. Lo spostamento di queste masse d'aria diverse, più calde, più fredde, più secche o più umide, viene continuamente simulato con varie uscite di questi modelli matematici che sono preparate più volte al giorno. Oltre ai modelli matematici ci sono anche dei prodotti preparati qua presso l'osservatorio meteorologico, cioè delle simulazioni del comportamento verticale dell'atmosfera, partendo dai dati provenienti da questi grandi centri di calcolo, viene simulata tutto il comportamento della colonna d'aria sopra di noi, da che parte soffierà il vento e la temperatura che cambia alle varie quote a partire dal livello del mare fino ai 10-12 mila metri, fino al termine della troposfera. Si guarda in questo caso tutte le zone dove sarà presente o meno l'umidità e quindi le nuvole e la probabilità che il sollevamento delle masse d'aria possa provocare piogge, nevicate e anche di che intensità. Ecco, quindi dopo aver analizzato i dati e tutte le informazioni relative ai modelli matematici, si passa alla composizione delle previsioni. Quindi per 9 località della regione noi cerchiamo di individuare le condizioni del tempo nelle 24 ore e nelle 48 ore successive e la tendenza poi per il terzo e il quarto giorno. Vengono preparati, posizionati questi simboli che rappresentano lo stato del cielo medio della giornata, la tipologia di precipitazione, pioggia o neve e l'intensità del vento prevista per le varie località.
Questo prodotto viene preparato intorno alle ore 12 di ogni giorno e successivamente viene anche poi cambiato in funzione del cambiamento delle condizioni, quindi ci possono essere degli aggiornamenti in altri momenti della giornata, sia in serata e soprattutto nelle prime ore del giorno successivo. Tutto bello asciutto, previsioni giuste.